Cari amici prigionieri, vediamo oggi cosa bolle in pentola. Abbiamo aglio in camicia, peperoncino, olio, cime di rapa o friarielli, salsiccia. Praticamente andiamo a fare la salsiccia con le cime di rapa. Ho lavato e ho levato il gambo e le ho tagliate. Importante, secondo me, che abbiano questi fiori, quando andate a scegliere questi fiori gialli. Prendo la mia bella salsiccia, l'ho prima bucata, così sgrassa, ho fatto dei forellini, poi prendo, io mi friggio bene, la mia cima di rapa, copro la salsiccia. Appena appena un goccino di acqua, ci mettete subito del sale grosso sopra. Allora, le fate girare bene bene, poi coprite e li lasciate andare 15 minuti, ogni tanto li girate. Dopo 5 minuti togliete l'aglio che c'è dentro, lo cercate, io l'ho già fatto, e lo buttate via, se no dopo si sfa. Poi ridate una bucata alla salsiccia, vedete? C'è tutto il liquido, perfetto, richiudete e vi andate a bere qualche cosa, un goccino di spritz o un bicchiere di vino. Nel frattempo io ho fatto un impasto perché andrò a mettere la salsiccia con i friarielli dentro il panuozzo. Ovviamente la salsiccia con i friarielli la potete mangiare senza niente, con un pochino di pane, come vi pare a voi. Oggi la ricetta che andrò a fare io è questa qui con una variabile. Allora, vediamo un po' a che punto siamo. Ok, ci dovremmo essere. Ancora un pochino. Poi dopo io li faccio ammorbidire perché non li mangio subito. Li lascio stare nella pentola coperta e quelli si ammorbidiscono ulteriormente. Nel frattempo, con la farina integrale, come vi ho detto, ho fatto il panuozzo, che sarebbe questo qui. Poi il resto l'ho fatto così per sfizio. Un bel cornettino. Panuozzo è una stringa e una focaccina. Pasto morbidissimo, burro. Allora, questo è il panuozzo. Guardate. Mmm.